Lei che gusti ha preso? Birra e Peter Pan. Fragola con champagne, caramel pops. E maracuja, lime e zenzero. Quello, maracuja, lime e zenzero. Lime. Creme, decisamente. No, non è solo per bambini. Poi la frutta, sono adatti anche a questa temperatura. Frutta o crema, cono o coppetta, non ha importanza. In un pomeriggio che con 26 gradi sembra fatto apposta per assaggiare i nuovi gusti della terza edizione della Festa del Gelato Artigianale. Piazza Cavalli è diventata il paradiso dei bambini, e non solo, in due giorni in cui verrà prodotta quasi una tonnellata di gelato in 50 gusti diversi, tutti a base di frutta fresca e prodotti genuini. Siamo partiti alla grandissima perché il tempo finalmente ha girato al bello. Quest'anno abbiamo un'offerta maggiore rispetto agli altri anni perché abbiamo le granite, abbiamo la crema caffè, abbiamo 50 gusti di gelato diversi. Questa sera ci sarà un aperitivo a base di gelato con il sottofondo musicale, poi ci sarà un gruppo dal vivo e poi ci sarà l'esibizione di una scuola di ballo. Domani ci sarà un torneo di calcetto dedicato ai bambini delle scuole elementari. I gusti che vanno di più? Sicuramente grande tendenza allo zenzero, i grandi classici, nocciola, magari con una perlinatura di mandorle sopra, o il caramello. Poi avremo il gusto nuvola, che è stato creato apposta per questa manifestazione perché è il gusto inventato dai bambini, quindi chi fa un'offerta per il gatto matto, che è la mascotte del reparto di pediatria, avrà una degustazione gratuita del gusto nuvola. Parte del ricavato della manifestazione sarà destinato al progetto L'ospedale cresce con noi, a cura dell'associazione Il Pellicano Piacenza Onlus. È un'iniziativa che parte 3 anni fa e abbiamo chiesto ai bambini di disegnarci, scriverci, raccontarci come volevano l'ospedale per non averne paura. Adesso stiamo stringendo questa collaborazione con i genatai, per cui devolveranno una parte dei loro incassi attraverso i quali noi finanzieremo il progetto della pediatria neonatologia, che è adesso il primo che verrà realizzato in toto dal Pellicano, e con grande soddisfazione, devo aggiungere, di tutti quelli che ci stanno lavorando con il cuore e con l'anima.